Tagli di posto letto, nessun incremento del budget dell'ASP per risolvere le carenze di organico di medici e infermieri, azzeramento totale di interi reparti che rimangono solo sulla carta. È quello che si prospetta con la proposta avanzata dal governo regionale per la nuova rete ospedaliera. A lanciare l'allarme la conferenza dei sindaci sui servizi sanitari della provincia di Caltanissetta, che ha preso del nuovo piano, si è subito mobilitata per avere risposte certe dalla regione a tutela della salute dei cittadini. Noi sindaci abbiamo appreso di un nuovo piano che ridefinisce la rete ospedaliera in maniera del tutto informale. Quindi noi attraverso questo documento che è circolato abbiamo appreso che per la provincia di Caltanissetta c'è un netto ridimensionamento non solo dei posti letto ma anche di alcuni reparti. Questo significa perché Caltanissetta mantiene la struttura di hub, ma di fatto è priva di alcuni servizi fondamentali come la chirurgia toracica, la maxillofacciale, la chirurgia plastica, mentre l'oncologia sembrerebbe non avere posti letto. La stessa cosa riguarda anche gli altri ospedali, i piccoli ospedali, che non essendo stato modificato il tetto di spesa risentiranno, come gli altri ospedali di Caltanissetta e Gela, di un ridimensionamento del personale, appesantendo la situazione che è già difficile adesso. Ora, noi di tutto questo vogliamo averne contezza, per questo motivo abbiamo deciso di convocare una conferenza dei sindaci al quale inviteremo l'assessore regionale, il dottor Razza, l'avvocato Razza, inviteremo il commissario, la dottoressa Furnari, e la deputazione regionale, che speriamo siano con noi in prima linea a difendere la sanità del nostro territorio. Dopo anni in cui abbiamo cercato di creare una struttura del centro Sicilia che fosse altamente professionalizzante, capace di ridurre le migrazioni presso altri nosocomi in Sicilia o in Italia, oggi ci rendiamo conto che tutto questo sforzo è stato vanificato. Chiaramente noi vogliamo avere certezza che questa sia la volontà della Regione, la conferenza sarà il luogo in cui ci confronteremo, ma è certa una cosa, penso di parlare a nome dei sindaci, non faremo un passo indietro nella tutela della salute dei nostri concittadini. E sono certo che avremo a fianco i nostri deputati regionali, ai quali chiedo e chiediamo di attivarsi fin d'ora per affrontare questo problema nelle sedi opportune. Noi lo faremo nel luogo che è la conferenza dei sindaci e siamo certi di avere la popolazione vicina, perché sulla salute noi non possiamo perdere neppure un centimetro di tutto quello che avevamo conquistato.